Allora, vi faccio al solito una rapidissima introduzione, 5 minuti, anche di meno se ci riesco, poi dopo tocca agli speaker veri. Che cos'è questo? È un, diciamo, quello che si può raccontare a un cliente o a un collega o a chiunque ci chieda ma sti chatbot perché, cosa sono, cosa fanno, che senso hanno, soprattutto in questo momento. Allora, questo è il terzo meetup che facciamo. Già chiesto prima quanti erano venuti ad altri, ho visto che almeno metà hanno partecipato almeno a uno. Avrete notato che abbiamo sostanzialmente sempre parlato di bot dentro i telefoni. Ci sono anche bot che non sono dentro i telefoni, ma abbiamo sempre quasi solo parlato di cose del genere. Messenger, Telegram, eccetera. Perché? Perché sostanzialmente sono pronte tutte le tecnologie che ci permettono di fare questo genere di bot, mentre le tecnologie per altri tipi di bot sono ancora un po' in divenire o magari non sono letteralmente nelle mani delle persone che, con cui lavoriamo anche come clienti o utenti finali. E c'è una proporzione che vi voglio invitare, su cui voglio invitare a riflettere, ovvero i bot faranno alle app quello che il web ha fatto il desktop, che non vuol dire distruggerlo, sostituirlo, eccetera, ma è farne un complemento, aggiungerci qualcosa, perché comunque il desktop lo usiamo ancora adesso, come vedete. Il web lo usiamo, usiamo app e usiamo bot dentro a chat. Allora, cosa fanno i bot? Tanto cosa non fanno, nel senso che rispetto a un'app, un bot ha molte meno funzionalità. Perché? Perché sostanzialmente è una narrativa lineare più o meno, mentre un'app, il web, un'applicazione desktop è uno spazio bidimensionale come minimo in cui si possono organizzare le informazioni molto più numerose, in modo più in numero. Possono mettere più informazioni in un colpo solo. Però, per contro, abbiamo uno sviluppo più rapido come software e questo vuol dire che abbiamo anche meno costi di sviluppo, che ai clienti fa sempre piacere e non solo lavoro. Ma riusciamo anche a raggiungere più utenti, perché per esempio con un bot in una chat riusciamo a raggiungere anche quegli utenti che hanno un telefono così vecchio che non riescono a installarci delle app, che non vogliono installare delle app, magari anche se non hanno un telefono vecchio, e quindi riusciamo ad arrivare più o meno ovunque. Chiunque abbia un Messenger, un Telegram, magari un giorno si spera anche WhatsApp, è un nostro utente, se lo andiamo a raggiungere con i bot, senza che debba fare sostanzialmente. Abbiamo anche tanti meno problemi come sviluppatori, perché per esempio non dobbiamo passare per la procedura di approvazione di Apple o quella di Google, pubblicare l'app attraverso lo store, qualcosa che non va bene, qualcosa che va male, dobbiamo aspettare 2 settimane, eccetera. Possiamo fare una modifica adesso e pubblicarla istantaneamente come facciamo con il web. Ultima cosa, possiamo anche arrivare su più canali contemporaneamente, perché quando facciamo un bot, ad esempio per Facebook, lo abbiamo sia il bot Messenger, l'app, la chat, sia il bot dentro la pagina Facebook web, esattamente uguale, e quindi riusciamo a coprire 2 canali contemporaneamente, già solo questo. E tutto questo si muove più in fretta rispetto a quello che è successo in passato con le app, per non parlare del web e del desktop, proprio perché tutti ormai abbiamo in mano le tecnologie che servono e quindi andremo via sempre più rapidi a costruire questi bot. E adesso faccio parlare qualcuno che invece ci fa vedere come si costruisce il bot.